La 211esima edizione della Festa del Grano in onore di Sant'Anna a Jelsi si conferma come un evento di grande richiamo, non soltanto regionale ma anche interregionale. Sono tantissimi i pullman che sono giunti a Jelsi, con loro ovviamente tanti turisti, tanti appassionati di tradizioni popolari, ma anche sappiamo che c'è qualcuno che appunto è qui per fede, perché Sant'Anna viene celebrata da oltre due secoli con la massima intensità proprio a Jelsi, con un lavoro paziente, un lavoro minuzioso, un lavoro tradizionale ma al tempo innovativo, quello della realizzazione delle traglie e dei carri con grano, paglia e legno. Le traglie tradizionali trainate dai buoi, l'inchino come di consueto davanti al carro della Santa, e poi i carri di fattura artistica, quest'anno davvero eccezionali. La tridimensionalità che viene espressa sia nelle forme ma anche nei colori, nelle sfumature, nelle ombre, e poi ovviamente i temi, la pace in primo piano, la interculturalità. Sant'Anna è una festa attesa da tutta la comunità jelsese, dai piccoli ai grandi che si preparano nel segno del grano a condividere la gioia, il cuore, quindi la festa, soprattutto con il verbo amare, e amare oggi significa condividere. Il messaggio della festa è farsi dono, come quel chicco di grano si fa dono per amore e diventa spiga matura copiosa, così è l'invito per i nostri cuori, per la nostra vita, a saper intrecciare cuori e mani perché la vita abbia il suo colore, la sua bellezza, il suo profumo, così come la spiga di grano, così come tutta la nostra vita. Devo fare un complimento a tutta quanta la comunità di Jelsi, perché veramente si sta impegnando in un modo particolare. Devo ringraziare le treccianti che hanno fatto le trecce, come per vedere qua l'addobbo del paese. Anche i carristi si sono superati quest'anno, sono riusciti a fare veramente delle opere d'arte. L'augurio è che continuiamo sempre per questa strada. La comunità di Jelsi è sempre ben disposta ad accogliere tutte le persone, sia molisane che fuori regione. Diamo sempre il nostro meglio. E intanto si pensa anche a tutta la giornata, una giornata da vivere insieme con altri appuntamenti: la processione nel pomeriggio, il concerto dei Modena City Ramblers questa sera, e ovviamente anche la possibilità di visitare il MUFEG, il Museo di Comunità della Festa del Grano, che lo ricordiamo dallo scorso anno è attivo qui a Jelsi in Contrada Convento e raccoglie tantissime persone che vogliono dunque approfondire anche da un punto di vista museale quello che è la Festa del Grano, quello che è questa grande festa di comunità.